Fabio, prima o poi vincerà. Aspetta che arrivo. No, no, abbiamo posto, pulito, tutto a posto. Rientrato. Abbiamo alzato il Mose. Eh sì. Allora, che cosa cuciniamo? Oggi facciamo degli sfizi di pollo. Vado a riprendere delle listarelle di pollo croccanti con una panatura particolare. Oh, come mi piacciono! Ho portato un po' della mia Sicilia, quindi il sesamo, oramai lo sapete che si chiama cimino gigiulena nella panatura. Cimino gigiulena. Le mandorle, dei grissini. Dei cornflakes, faremo una pastella e questo sarà il nostro petto di pollo. La zia Cris ci ha preparato il bellissimo succo di melagrana e quindi faremo un ketchup, utilizziamo questo termine, un ketchup di melagrana a barbabietola. Ok. Iniziamo dal pollo, dai nostri sfizi di pollo che piacciono ai grandi e ai piccoli. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il petto di pollo. Guarda, questo è un piatto che piacerà a tutti perché il pollo è una cosa che piace ai bambini, che uno ha sempre in casa. Il petto di pollo a casa mia non manca mai, esatto, ad esempio. Cosa andiamo a fare praticamente? Andiamo a fare delle fette un po' spesse. Sì. E poi andiamo a fare delle listarelle in questo modo. Ok? La dimensione anche perché poi una volta panata, ricordatevi che aumenta il volume, quindi non esagerate fin dall'inizio. In questo modo. Oppure esagerate se siete in tanti o di, come dire, golosi. Sì, no, nel senso che magari è più pratica piccolina che gli dai due morsi, due boccone, certo. Altrimenti diventa, sarebbe troppo, troppo grande. Poi è più croccante, no, esatto. Però hai più superficie croccante. Cucina anche prima, se lo facciamo più piccolino, se abbiamo fretta. Altrimenti è migliore la fruttura fatta a pezzi piccoli. Si migliora, quindi è migliore. Poi cosa abbiamo? No, vedi, io pensavo alla quantità del pollo, invece, non ai pezzi, invece... La pezzatura. Sì. Andiamo a mettere un po' di timo, erbe aromatiche, come timo. Della salvia e delle spezie che in questo caso utilizzo dello zenzero in polvere macinato, questo per dargli un po' quella nota un po' piccantina se vogliamo, e della curcuma. Che fa benissimo la curcuma, abbiamo spiegato che fa molto bene. Lasciamo marinare questo pollo. In questo modo, come ci ha insegnato Evelina, usiamo meno sale, no? Brava, vedi che... Lo lasciamo marinare. E lo lasciamo lì. E andremo a fare una pastella. La pastella fatta con cosa? La classica pastella con farina. Partiamo sempre dalla polvere. La farina, anche perché se se dovesse fare qualche grumetto, la andiamo a rompere, ossigenare in questo modo. Aggiungiamo dell'acqua fredda, giusto per creare una pastella un po' dura all'inizio. In questo sì, modo. È meglio aggiungerla piano piano l'acqua, sì, perché se uno la butta dentro e poi dopo diventa tutta molle, si annacqua, fa i grumi. Invece dura. Poi aggiungiamo un uovo, che ci serve da fare un po' la tenuta in cottura, e il resto dell'acqua. E questa è la nostra pastella, molto semplice. Sarà l'elemento che ci farà attaccare poi la polvere. Ok? Deve essere morbida ma non troppo molle. Okay. Andiamo a preparare la polvere. Aspetta che ti aiuto io, tanto sbaracco un Grazie. Po' le cose che non ti servono. Allora, partiamo dal pane grattugiato. Anche se avete in casa quello grossolano, senza setacciarlo, meglio, così viene anche certo. più croccante la preparazione. Io ogni tanto le faccio, sai che dalle nostre zone i grissini sono molto buoni, faccio anche l'impanatura con i grissini. Bravo, guarda dove ce l'abbiamo proprio qua. Quindi vedi? Pane ah, grattugiato, vedi. Sesamo, grissini. Quindi anche un mix di panature. Mandorle. Granella. Vedi che bella idea, Conflex. Che di fare tante impanature. La panatura più è ricca, più è varia, più è buona. Andiamo a sbriciolare leggermente e questa sarà la nostra panatura che ci paniamo di tutto e di più. Anche quei bambini che magari fanno un po' resti a mangiare i filettini di pesce. Se non è vero. Li paniamo in questo modo. Certo, li dobbiamo friggere, Evelina, però almeno li approcciamo a mangiare qualcosa. Dopodiché... Allora abbiamo la pastella, la panatura sì. e il nostro pollo marinato con la curcuma, lo zenzero e tutte le spezie che vi piacciono. In questo modo, quando andiamo a panare, è importante che sia una persona al liquido e una alla polvere. Allora tu hai fatto la pastella invece che la classica panatura, quella con uovo, no? Farina, uovo e pane grattugiato. No. Che vantaggio dà questa pastella? Intanto accorciamo due passaggi, perché altrimenti avrei dovuto fare farina, uovo e pane grattugiato. Quindi soltanto due passaggi, in quel caso sarebbero stati tre. Dopodiché è anche più pratica, se dobbiamo fare produzione, immagina quante uova ci sarebbero volute. Qua ho messo un uovo per 150 grammi di farina. Quindi anche più alla pratico fine. E più conveniente. Alla se siamo da soli, facciamo in questo modo. Quindi con una pinza o con un ragno tiriamo su il pollo e questo è pronto. Se versate tutto il pollo nella panatura, cosa succede? Che gocciola il liquido, bagna la panatura e si fanno dei grumetti. E quindi la panatura non è più, diciamo, regolare, anche se in questo caso, essendoci i complex, è irregolare, ma voluta. Mi piace molto questa idea del fare una panatura mista. Mi ha colpito questo, credo anche voi a casa. Quindi
Pane grattugiato classico, esatto. Grissini, cornflakes e mandorle. Bravissimo. Quindi facciamo un omaggio alla Puglia con i taralli, facciamo un omaggio alla Sardegna, esatto, col carasau sbriciolato. Quello che aveva Avanza in ecco, casa. Ecco, tante volte avanzano delle cose e possiamo utilizzarle nella pannatura normalmente. È questo. E la pastella, farina, acqua e un uovo. E un uovo, sì. Questo non ha messo sale perché ha utilizzato nella, dei prodotti già salati, come i grissini. Sì. È vero, perché i grissini hanno già il sapore. Esatto. Questi sono pronti per essere fritti. Considera che avranno 3-4 minuti di cottura. Un olio a 170 gradi. Non, tu non mi devi dire, alto. Io li butto quando sì, credi che sia. Ci facciamo il nostro ketchup. Il nostro ketchup da cosa è formato? Abbiamo dello scalogno. Facciamo partire subito il nostro ketchup. Quindi scalogno. Un pezzettino ketchup, perché utilizziamo la stessa tecnica di fare un ketchup fatto in casa, quindi al posto dei pomodori mettiamo la barbabietola e il succo di melagrana. Questo, se la Sicilia comunque ne ha tante, produce tanto melagrana, da Marsala fino a Canicattì, la provincia di Agrigento, anche sono anche molte varietà autoctone dell'isola. Facciamo appassire dolcemente lo scalogno, questo deve cucinare, quindi deve appassire dolcemente. Aggiungiamo la barbabietola, la rapa rossa, che trovate già sì, pronta. Sì, se non la trovate cotta, la cucinate al vapore. Perché è un po' dolciastra. È un po' dolciastra, è perfetta, e bilancia con l'acidità del succo di melagrana, ok? Questo lo facciamo cucinare lentamente per circa 10 minuti. Poi aggiungiamo un elemento. Io ho fatto l'aceto di melagrana, quindi ho preso dell'aceto di mele e ho messo all'interno tutto il melograno sgranato. Da noi si chiama granato, ugranato. Ugranato. Melagrano ugranato. Questo una settimana in frigorifero, comunque al buio, scusate, nel buio, chiuso, e abbiamo un aceto di melagrana. Facciamo appassire dolcemente. Quindi la parte agro la mettiamo, esatto, con la melagrana. Perché il ketchup vuole lo zucchero certo, e un po' di aceto. Andiamo ad aggiungere dell'aceto. Io anziché mettere lo zucchero sto mettendo del miele, in questo caso, eccolo qua. Mi sembra ottimo, Evelina, no? Questo... Sì, è veramente ricchissima di antiossidanti, complimenti appunto a Fabio, perché è un'alternativa molto adatta in questo periodo, esatto, aumentare le nostre difese. E qua metti il succo di melagrana, di quello che sì, ha preparato, parte, di cui ha già parlato Evelina. E con una parte invece andiamo a stemperare il nostro amido, ok? Ah, quindi che così cosa facciamo? Per rassodarlo? Sì, perché okay, per fare il ketchup abbiamo, intanto dobbiamo far cucinare bene questa parte. Una volta che è cotta la frulliamo bene, otteniamo okay, una crema, e nella parte finale andiamo ad aggiungere quest'altro, il restante succo, quello che vedete in ricetta. Vuoi che intanto butto sì, queste, se permettete? Vado, vediamo se è pronto l'olio, ma... Vai. Sì, perfetto. Vedi come canta l'olio. Quante bisogna metterle? Perché io sbaglio sempre, sono presa dalla golosità. La frittura è importante che sia poco per volta, Antonella. Tipo così. Vai, qualche altro lo puoi mettere, okay, che c'è spazio. Altri 3-4 li puoi aggiungere. Poi cosa ci faccio? Ci prepariamo una bella insalata. Visto, una bella insalata, ce la prepariamo, Evelina. Con degli spinaci novelli, quindi questa è la parte veramente piccolina, fresca. Mm-hmm. L'indivia riccia che spezziamo con le mani, molto grossolana in questo modo. Ok. Succo di limone, un po' di acidità, la mela verde, che a me piace molto. Che dà acidità. Sì. Poi mi rispieghi bene il ketchup, che lo voglio imparare bene. Quanto tempo deve stare sul fuoco tutto insieme? 10 minuti nella prima cottura. Lo frulliamo, poi aggiungiamo la seconda parte finché si addensa. Con l'amido. L'amido di mais si addensa veramente in fretta. E poi, importante che lo fate cuocere, altrimenti rimane crudo in bocca, in si sente. In tutto una mezz'oretta? Ma anche sì, una ventina di minuti, veramente molto veloce. La mela verde la andiamo a tagliare così, a listarelle, in questo modo, tu a fiammiferi. Dimmi se può andare bene. Ancora un po'? Ancora un po', perché il pollo deve cuocere sì, bene. Ecco, come si fa a capire che il pollo cuoce bene dentro? Perché magari esternamente sembra perfetta questa certo, frittura, poi dopo tu la apri... È una cosa che proprio è brutta, fa schifo, insomma, il non è buona, crudo, è il pollo crudo. A parte che, dico, con la carica batterica che hai, visto, io ho utilizzato i guanti, ho cambiato, perché quando lavoriamo il pollo è importante che le superfici, gli attrezzi siano veramente... Questo è importante, oggi parlavamo di pulizia, sì, è importantissimo. La contaminazione crociata, cioè esatto, assolutamente, quando da una parte all'altra si trasporta la cosa sporca. Esatto. Cioè, comunque, 4-5 minuti sono pronti, considera che dopo... la cottura continua ad andare avanti. Questa è la consistenza del nostro ketchup. Vedi che prendo un cucchiaio qui dentro, scusa Antonella. Sì, sì. Questo è un ottimo abbinamento, vedi, per mangiare il fritto in modo anche l'insalata equilibrato, fresca, abbinare le verdure, abbinare una salsa piena di antiossidanti. Ma hai ragione, perché la cosa peggiore sul fritto è mettere di nuovo il fritto. Invece noi abbiamo fatto un'insalata fresca con gli spinaci, sì,
Tra l'altro l'utilizzo della mela verde gli dà consente quell'acidità che ti lava un po' la bocca dal fritto. Guarda il colore e la consistenza del nostro ketchup. Questo ketchup mi affascina tantissimo perché è fatto con la melograna. Esatto. Andiamo a condire. Ketchup. Qua ci abbiamo la nostra insalatina. Ultima parte, il sedano tagliato, l'ho tagliato molto sottile. Io butto dentro, vado avanti, tanto qua la famiglia è grande. Il sedano tagliato sottile, messo in acqua e ghiaccio, che assume questa forma molto croccante. Vedi, quindi anche il sedano, che dà un senso di freschezza ancora di più. Esattamente. Impiattiamo con una spolveratina di sale, gliela mettiamo sul pollo, comunque verso la fine, ma considera che già con le spezie è più che sufficiente. Andiamo a impiattare la nostra insalatina in questo modo, bella verde e croccante. Il pollo, guarda che bella panatura che ha. Io metto qui vicino. E questo è praticamente, uno frigge e non si ferma mai perché gli altri passano e mangiano in continuazione. Esatto, infatti io volevo fare questo. Quello lì piccolino, guarda, il bruttarello. Possiamo... Vai. Assaggiala col ketchup. No, volevo un pezzettino di quello, non volevo toccare. L'acidità, comunque il pollo è una carne dolce, quindi... E poi? Ti dà l'idea di mangiare una cosa sana, cioè il melograno è... È vero che il ketchup di melograno è meraviglioso, veramente. Ripetimi un po' come l'hai fatto perché io voglio fissarlo. Scalogno appassito con olio extravergine d'oliva. Barbabietola cotta, l'abbiamo fatta insaporire un po', abbiamo aggiunto l'aceto di melagrana e il miele e una parte metà del succo di melagrana ottenuto. Abbiamo portato a cottura circa 10 minuti perché la barbabietola è cotta praticamente. Certo. Abbiamo frullato e abbiamo aggiunto il restante succo di melagrana sciolto, stemperato con l'amido. Perché così si rapprende. 5 minuti di cottura ed è pronto. Vabbè, ovviamente i gusti si amalgamano se questa salsa riposa, no? Quindi il giorno dopo è sicuramente più buona. Il pollo. La panatura? È crunchy, è croccante, suona. Maestro, senti come suona sta panatura. Grazie. Eccolo qua, adesso andiamo avanti a friggere. Io frigo. Facciamo vedere poi alla fine gli spizzi di pollo con ketchup di melagrana. Eccolo qua, il piatto meraviglioso con la melagrana. Fresca. Vedete qua di fianco, che poi metteremo sul pollo. Cuceremo. Grazie. Grazie.